Lei Ortolani nasce a Pisa nel 1967. Nel 1989 inventa il famosissimo personaggio di Ratman, la versione comica di un supereroe reso in modo ridicolo, ma che continua imperterrito a proseguire nelle sue avventure nonostante tutto, e in particolare nonostante se stesso. No, perché? Il personaggio di Ratman ha riscosso molto successo, conquistando un ampio e fedele pubblico, portando il fumetto umoristico ai primi posti delle classifiche di vendita, approdando a Panini Comics. Oltre a Ratman, ha disegnato una quantità di altre strisce, pubblicate in genere in appendice ai suoi lavori maggiori. Riguardo il suo stile narrativo, possiamo dire che si rifà ad una comicità che prende spunto dal genere slapstick e quindi è tutto imperniato sul genere comico. Lo stile di disegno di Ortolani si evolve dalle prime strisce d'autore indipendente alle ultime pubblicate dall'editore Panini. Resta un disegno molto umoristico legato alla forma del fumetto, anche se nelle sue opere più mature, come Ratman, riesce ad integrare anche elementi più seri. Una caratteristica dei suoi personaggi è il cosiddetto muso di scimmia. Un Ratman motociclista? I suoi fumetti si ispirano al genere supereroistico, riprendendo le opere di Jack Kirby, riuscendo quindi ad inglobare aspetti epici a storie in cui il grottesco e il ridicolo sono preponderanti. È stato coautore della miniserie fantascientifica Morgan la saga ruota e, per Sperling & Kapfer, ha pubblicato il libro Due figlie e altri animali feroci, diario di un'adozione internazionale. Il suo stile è inimitabile e lo ha portato a conquistare numerosi e meritati premi. In alcune storie, sempre a scopo parodistico, Ortolani riprende anche stili di altri autori, ad esempio 300 di Frank Miller o il fumetto manga.